siamo qui sul lungomare liberato di Napoli con il signor Stefano. Salve, buonasera. E il piccolo Carlo, giusto? Ciao, sì. Ciao. Ok, perfetto. Noi adesso regaliamo questi 30 secondi di spazio per dire quello che vuole. Ok, grazie. Ed è una buona opportunità per parlare di aspetti positivi di Napoli che riscopro da... diciamo oriundo adesso, perché vivo a Bologna, e tanti altri che forse non vedrò mai sanati in questa città. Quello di positivo, cioè, che questo lungomare finalmente si sta un attimino rivalutando e riqualificando, e di contro purtroppo che oltre questo forse tanti altri aspetti restano insanabili o insanati ancora. Comunque, ad ogni modo, è bello vedere gente che si gode una città e che spero possa godersela per intero. Vi ringrazio. Niente di che, signor sindaco, è bellissima via Caracciolo così, ma quando è che si decide poi ad arredarla urbanamente? Panchine, piante, un poco di vigilanza in più per la nostra sicurezza? Mi pare un poco scarso quello che sta facendo, anche se si dice che lei stia facendo tanto. Grazie. Lo signor Leopoldo ha 30 secondi a disposizione, dica quello che vuole. Allora, io sono un pochettino deluso per il lungomare che è abbandonato, e poi sto andando a fare i bagni dietro l'Isita, è una cosa, un mare così bello, però è sporchissimo, non ci sono, non c'è controllo, non c'è niente, proprio siamo abbandonati la rete l'Isita. Sono deluso per questo. Quei pochi che siamo rimasti qua, diciamo, siamo stati mo' abbandonati per queste cose. Angela, where are you from? Sono a Colombia. Dalla Colombia, caspita. Angela, 30 secondi a tua disposizione, dici quello che vuoi. Tutte le persone in Napoli sono bellissime, mi piace tantissimo, siamo qui in Napoli, bellissimo. Arrivederci, grazie mille. Tornerai a Napoli? Sempre, sempre. Okay, grazie, ciao. Grazie. Sì, è un'ottima, diciamo, sì. Piace questo tipo di sul lungomare, questa passeggiata a traffico limitato, non ci sono macchine, quindi molto positivo per chi viene anche da fuori godersi un po' il panorama di Napoli, è una bella città, quindi a volte non si valorizzano certe cose, però ci sono, è una città molto bella, quindi abbiamo anche qualcosa, diciamo, da dire agli altri, che Napoli è Napoli, via. Non, va bene? Napoli è Napoli e anche i napoletani sono magnifici. Va bene? Grazie. Signor Ciro, allora l'argomento per i suoi 30 secondi è? È l'amore. Tratta in maniera particolare del senso profondo dell'amore, che dovrebbe l'aspetto spirituale, cioè lo Spirito Santo, lo spirito dell'amore che ognuno può intravedere, può esprimere, diciamo, in maniera diversa. Ecco, le tante religioni, le tante culture, le tante filosofie, però sostanzialmente la pace, la non violenza, ecco, proprio questa condizione di condivisione anche dei beni, e tante volte invece si tende molto a limitare questo aspetto dei beni spirituali. I beni spirituali sono molto più importanti dei beni materiali, però chi ha i beni materiali se li tiene stretti, invece i beni spirituali si desidera donarli. Ecco, io in questo momento sto donando, oppure vorrei donare, è proprio il senso profondo della vita, cioè l'amore, che è uno spirito, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Chi lo conosce ne parla, chi non lo conosce e ne parla e lo vive, chi non lo conosce invece diventa una follia, un qualche cosa di astratto. E per conoscere lo Spirito Santo e viverlo bisogna conoscere Gesù Cristo. E Gesù Cristo è una persona che ha vissuto storicamente e che vive spiritualmente con noi, col suo spirito, col suo amore. Credo che tutta l'umanità dovrebbe conoscerlo, e in questo modo potrebbe cambiare la vita di tutti. La vita di tutti, chiaramente, nelle condizioni e nelle culture che sono diverse a secondo i posti del mondo, chiaramente. Vi ringrazio per questo momento che mi avete donato, scusatemi se non sono riuscito a esprimermi nel modo migliore, grazie. Bartolo,
hai 30 secondi a disposizione, questa è la telecamera di RoadTVItalia.it, utilizza questi 30 secondi per fare quello che vuoi, per dire quello che vuoi, quello che ti passa per la mente. Allora, ottima iniziativa sul lungomare, bellissimo, l'unica cosa che manca è un po' di folklore, è più luci, un po' più di illuminazione, caratteristica però, non la classica illuminazione, è un po' di folklore, quindi anche artisti di piazza, magari invitare un po' di gente, movimentarla un po'. Ottima iniziativa, bellissima, mancavo da 10 anni sul lungomare, perché con la macchina è inaccessibile proprio. Quindi adesso, bellissimo. Ok. Perfetto, grazie. Allora, siamo con Alberto. Alberto, hai 30 secondi a tua disposizione, questa è la telecamera di Road TV, utilizza questi 30 secondi come vuoi. Ok, vorrei dire semplicemente che Napoli è una bellissima città, cerchiamo sempre più di migliorarla, cioè secondo me si sono persi i valori a Napoli, i valori antichi sono la cosa più bella che esiste, i valori per la famiglia, per l'educazione, per la civiltà, cosa che pian piano non ritrovo più nei giovani, sta scomparendo. Quindi io penso solamente di rivalutare un po' queste situazioni, perché avendo valori, moralità, cose più sensate, secondo me si potrebbe vivere e andare avanti in un modo migliore, al di là dei problemi che ci sono nella città, però cerchiamo anche noi stessi di renderla migliore, aiutandola, cioè alla meglio, cioè essendo noi forti nel senso di andare avanti e cercare di costruire qualcosa di concreto, già partendo con una buona educazione di base, con una cultura, con maggior senso di civiltà e di tutto, ecco, cioè secondo me questa è la cosa migliore per combattere anche l'inciviltà, la maleducazione, perché io penso che ogni mondo e paese, in tutte le città esiste ciò, non solamente su Napoli, che se ne parla sempre male, perché Napoli comunque è una città bellissima, hanno rivalutato anche il lungomare, che a me piace, anche se ci sono i pro e i contro, e quindi credo che, diciamo, che questo appello lo faccio alla nuova generazione. Cercate di pensare più, cercate di non apparire, ma di essere, e di essere più profondi. Prego. Ottimo.